Sono Enzo Marziale, il presidente dell'Associazione Campania Europa Mediterraneo e siamo qui a Roma per la consegna ufficiale del premio al giornalista d'inchiesta antimafia Paolo Borrometti, un giornalista importante che noi abbiamo indicato tra i premiati della 13ª edizione del premio internazionale giornalistico e letterario Marzani che abbiamo tenuto a settembre. Te lo consegniamo oggi il premio perché non ci sono state le condizioni per poterlo fare in quella circostanza. Siamo molto contenti di questa iniziativa, della partecipazione che vi è stata, ma innanzitutto siamo felici di poter premiare un valoroso giornalista costretto a vivere sotto scorta e che rappresenta una speranza non solo per il giornalismo ma per tutta l'Italia e per tutti gli italiani che vogliono veramente che sia un paese, come dire, al di fuori di ogni condizionamento camorristico e mafioso. Una cosa molto difficile, una battaglia molto complicata che noi faremo. Le mafie in Italia purtroppo ancora oggi sono una grande emergenza e per questo che è importantissimo raccontarle. Per raccontarle, come si diceva durante la premiazione, c'è sempre più bisogno di un giornalismo libero che possa fare nomi e cognomi, che possa indicare quelle che sono le aziende, quelli che sono i politici che purtroppo inquinano il nostro paese e non solo. L'ultima cosa, una cosa breve. La politica mafia, che cosa pensi? Le mafie, così come mirano ai soldi, come si diceva prima, chiaramente mirano al potere. Sono due gli interessi delle mafie, ovviamente. Il potere da un lato e il potere economico dall'altro. Quindi una volta investigato il potere economico non rimane altro che investigare quello che è il potere, quindi il potere politico. Noi in Italia abbiamo avuto un processo importantissimo che è in corso in secondo grado di giudizio, cioè il cosiddetto processo Stato Mafia, che ci ha dimostrato come le mafie, la mafia in quel caso, si fosse e avesse proprio, come dire, stipulato un accordo con la politica affinché, e con parte della politica mai generalizzare, affinché ovviamente si potesse porre fine a quella che era la strategia stagista, quindi gli attentati, in cambio appunto di un riconoscimento di alcuni benefici carcerari o di lotta alle mafie. Quindi appunto questa è la testimonianza di come le mafie siano molto attente alla politica e cerchino spesso di corromperla.